il Signore gli apra le porte del paradiso perché possa tornare in quella patria in cui non c'è morte, ma gioia eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, tanto grazie a questa diocesi, al cardinale, per l'accoglienza che dimostrate a Padre Gabriele all'ordine dei frati minori. Tutti siamo venuti qui con un grande senso di vuoto e tutti in qualche modo abbiamo sperimentato l'amore, la cura, alle volte manifestata anche in modi un po' rudi, da Padre Gabriele, ma un grande vuoto in noi, un senso di essere orfani. Ci manca la sua presenza, ci mancherà la sua presenza, il suo dire una parola buona a tutti. Ecco, allora questa mattina venendo giù in treno da Milano, mi sono chiesto che cosa lo rendeva così amabile, Gabriele. E la risposta dentro il mio cuore è stata una sola. Lui era sorgente per noi di vita perché attingeva alla sorgente della vita, cioè a Cristo Signore. Il suo amore per l'Eucaristia lo testimonia e tante altre cose. E allora noi siamo qui per accogliere anche noi, abbeverarci anche noi a quella stessa sorgente che lo rendeva consolazione per consolare, gioia per donare, gioia. Accostiamoci a questa mensa, a questa assemblea dove Cristo Signore è presente e si offre ancora una volta a tutti noi, ai nostri cuori, ai nostri vuoti. Grazie Padre Mario, il vice provinciale della provincia di Sant'Antonio del Padre Minori. E lo ringraziamo. Dio mi ha insegnato per la via dell'umiltà e mi ha mostrato la via della semplicità. Sono le parole di San Francesco che si adattano così bene a questo figlio di San Francesco, Gabriele. Chiediamo al Signore il perdono, lasciamoci rinnovare dalla sua grande misericordia e invochiamo il perdono e la misericordia di Dio anche per Gabriele. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio onnipotente, ascolta la nostra preghiera per l'anima del tuo servo Padre Gabriele, che per amore di Cristo ha percorso la via della perfetta carità. Esulti nella rivelazione della tua gloria e con i suoi fratelli gioisca in eterno nella beatitudine del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luci delle nazioni, perché tu apri gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. È parola di Dio. Il mio cuore non teme,
Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma e di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Glory.
Fratelli e sorelle, cari amici dell'opera Padre Marella, tutti, e oggi lo siamo un po' tutti, sentiamo ancora una volta l'ingiustizia di questo virus, analogia evidente del male, il virus della morte che con il suo pungiglione tanta sofferenza inietta nella fragile vita degli uomini e che ha spento, come sempre in maniera improvvisa e subdola, anche il nostro infaticabile Padre Gabriele. È veramente nostro, perché come Padre Marella si offriva a tutti, presenza regalata all'intera città, punto d'incontro familiare per tutti, anima di tanta solidarietà. Ringrazio anche per questo il vice sindaco a nome del sindaco, l'assessore, anche il sindaco di San Lazzaro e di Monghidoro per la loro presenza, il Gonfalone, che ricorda il legame di tutta Bologna con padre Gabriele e con padre Marella. Stendeva lui le mani perché altri potessero usarle per imparare a scrivere o per lavorare. Padre Gabriele ci ricordava che i poveri sono nostri e lui era amico di tutti perché amico dei poveri. Suoi erano quelli che non erano di nessuno, quelli che bussavano alle ore impossibili, le storie improbabili che con accoglienza gratuita, che significa anche senza alcun calcolo, faceva sentire subito a casa. Le porte erano sempre aperte e nessuno era respinto. Tutti erano riconosciuti perché avevano il volto del fratello più piccolo di Gesù e il corpo di Gesù stesso. Nessuno doveva essere lasciato solo. Nel suo personale Fratelli Tutti ci ha reso vicini tanti che sono diventati prossimo per noi. E lo sentiamo tutti, fratello nostro, con la stessa semplicità francescana di Padre Marella. Oggi è Pasqua per lui. Percorre, probabilmente stupito anche lui come noi, il passaggio che conduce oltre il limite della vita. Entra per la porta del cielo aperta da Gesù con la prima Pasqua, con quel primo giorno dopo il sabato, quando la pietra del sepolcro venne ribaltata. Padre Gabriele ci ha lasciato il giorno della festa dell'Annunciazione. Per certi versi sotto la cui immagine per anni ha sostato, e lui stesso, lieto annuncio per tutti, di amore donato, angelo di speranza e di tanta divina umanità per la nostra città. Padre Gabriele, come Maria, come coloro che ascoltano la parola e credono nel suo adempimento, si è fatto servo del Vangelo, vissuto sempre con disarmante umanità, alla quale era difficile dire di no, determinata, molto determinata, per la quale niente era impossibile perché tutto era possibile a Dio, perché si fidava di Dio. Per amore otteneva ogni cosa. Seguiva Gesù, che per primo solleva il povero dal basso piuttosto che tirarlo su dall'alto, come visse San Francesco, sposato che si era fatto minore, che era sceso da cavallo, sposato a sorella povertà e per questo ricco e capace di rendere ricco il prossimo. Era nato a Boccassuolo, oggi frazione del comune di Paragano, nell'Appennino modenese, e si era descritto così pochi giorni or sono
con quel gusto a volte paradossale, ironico, frutto di tanta libertà evangelica e permesso a chi ama con radicalità e con tutto se stesso. Fuori di questo, qualche volta può davvero non essere chiaro. Scriveva di sé: «Sono arrivato il 19 settembre del 1956 all'osservanza di Bologna, presso i frati minori. Sono venuto a Bologna non per farmi frate, ma per farla ai frati, cioè studiare alle loro spalle, perché altre strade non ne avevo. Ma poi è andata a finire che chi la fa l'aspetti. Sono direttore spirituale dell'opera di Padre Marella dal settembre del 1988. Adesso compio 80 anni e la mia vita continua tra la celebrazione quotidiana delle sante messe, la questua in centro a Bologna e la mia vicinanza ai poveri che accudiamo». Continua sempre Padre Gabriele: «Una vita rocambolesca, piena, emozionante, dedicata al Signore e agli ultimi, una vita in strada e tra gli ultimi, con tutte le gravi malattie e gli acciacchi che ho avuto, effettivamente, e ho ancora, mi sembra un traguardo insperato. Tanti anni fa, quando ero più giovane e lucido, mi ricordo che avevo fatto un elenco di ben 15 difetti, ma non altrettante virtù. Ora sono vecchio e ho perso la memoria, per cui i difetti sono aumentati, ma non me li ricordo e le virtù sono rimaste poche. Difetti: sono impulsivo, nervoso, impaziente, un po' stressato, pigro per alcune cose, vista debole per cataratta e miopia, sordo per conseguenza della chemio, claudicante per artrosi alle gambe, stitico per l'intervento al colon, sdentato in buona parte, calvo a metà, mani rachitiche, smemorato e soffro anche di enfisema. Quanto ai pregi: ho fede, speranza, una discreta carità. So perdonare, non sono geloso né invidioso, sono un buon incassatore, non mi demoralizzo, so aspettare anche se a fatica, non sono attaccato ai soldi, anche se ne maneggio abbastanza. Mi dispiace perdere tempo prezioso che non si recupera più». E quanto ha ragione sul tempo perduto, spesso perché non scegliamo, anzi proprio perché rimandiamo, l'usso di sprecarne, in realtà molto caro per noi, caro nel senso che lo paghiamo caro, e per quelli a cui togliamo qualcosa. Aggiungo io una nota recente, e ringrazio anche chi mi ha dato queste parole e questo ricordo, che descrive la sua umanità. Da qualche tempo al suo cordone francescano, tipicamente a tre nodi, povertà, castità e obbedienza, aveva aggiunto un quarto nodo, la pazienza, di cui a suo dire, e non solo al suo, virgolettato, lo diceva lui, non sono un grande campione. La sua vita cambia con l'incontro con Padre Marella, quando potremmo dire ruppe il suo personale vasetto di alabastro che conteneva tutto il nardo puro della sua anima, e questo nardo puro che lo ha accompagnato per tutta quanta la sua vita fino alla fine. Se non lo rompiamo per qualcuno, cosa ci facciamo del dono che abbiamo con noi? Padre Gabriele si racconta così, e lo riporto perché è proprio la svolta della sua vita. Racconta: «L'incontro con Padre Marella è avvenuto nell'autunno del 1968, quando io ero diacono e il padre vecchio e ammalato, morirà l'anno dopo. Mi presentai e gli dissi: sono uno studente dell'Antoniano, posso venire a fare un po' di catechismo ai suoi ragazzi?
Lui mi guardò negli occhi con quello sguardo penetrante che aveva e mi disse: sii il benvenuto, però a una condizione, che tu sia perseverante, perché i miei ragazzi si affezionano e nella vita hanno già avuto abbastanza delusioni. Io risposi un bel sì e quel sì mi ha inchiodato. E per osservare una frase che ripeteva il padre, sempre padre Gabriele, gli asini si legano con la corda, gli uomini con la parola. E per non passare da asino sono ancora qui a tirare la carretta. Da padre Marella ho imparato soprattutto la perseveranza. Cominciare è facile, continuare è difficile e occorre tanta buona volontà e spirito di sacrificio. Se uno riflette e si accorge che sta spendendo la propria vita per una causa santa, allora trova forza e coraggio per andare avanti anche in mezzo a tante traversie. Ecco, ha ragione padre Gabriele, quanto è vero che dobbiamo esercitarci nell'umile virtù della perseveranza, che in fondo riassume tutte e quattro le cosiddette virtù cardinali, laiche e di tutti: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ancora più in questo momento di tanta sofferenza per Bologna e per tutto il nostro paese. E poi, perché non dobbiamo anche noi, come raccomandava padre Marella, deludere quei tanti che si affezionano e che hanno già avuto abbastanza delusioni. Ne abbiamo bisogno di perseveranza, perché dobbiamo costruire e occorre evitare risposte falsamente efficaci, in realtà superficiali, di rapido consumo. Senza perseveranza finiamo per lasciare tante cose a metà, evitando il sacrificio, la serietà, illusi di avere sempre un'altra possibilità. Senza perseveranza non si trovano risposte affidabili e si lasciano gli altri in una condizione sempre precaria, condizione ancora più duro in questo nostro presente così faticoso per tutti, specialmente per i più fragili. I poveri li abbiamo sempre con noi, cambiano. Certo, non sono sempre quegli stessi bambini raffigurati attorno al volto di padre Marella in quel bellissimo bronzo, nel luogo dove si trova, dove apriva, poneva il suo cappello, ma sono sempre come dei piccoli che hanno bisogno di protezione e cercano qualcuno che li custodisce e li adotta. Ecco, il suo amore ostinato dava fiducia, è stato perseverante, si è fatto carico di tanta umanità bisognosa di essere difesa. Era capace di andare a recuperare qualche alcolista in un bar dove si perdeva o dava fiducia a tanti per prepararsi il futuro. E lo faceva con il suo sorriso contagioso, un po' sornione, con il quale salutava e accoglieva tutti sotto il portico della sua città dei ragazzi. Padre Marella lo aveva incastrato e lui incastrava tanti, coinvolgendo nel dedicarsi agli ultimi. Tutto per lui era sempre come un inizio, un'avventura, una passione. La carità, che deve sempre urgere a noi, è l'unguento assai prezioso che venera il corpo di Cristo, con amore pieno, senza calcolo, senza prezzo, esagerato come l'amore, amore per l'amore, e che permette di amare i poveri e non il denaro. Le cose importanti della vita non hanno prezzo. Triste la persona che cerca il prezzo all'amore e pensa di comprarlo o venderlo. È il piccolo Giuda che abbiamo dentro ognuno di noi, che può addirittura farci giudicare eccessivo l'amore, giudicarlo inutile,
che ci può irretire nel calcolo o legarci all'amore dei soldi o dei beni. Maria, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, ama e dona per questo tutto quello che ha. Sceglie l'essere e non l'avere. Così anticipa la risurrezione e lenisce la sofferenza. E quanto è stato vero anche per Gabriele e per quei tanti fratelli più piccoli di Gesù che hanno trovato il balsamo che lenisce la sofferenza e la speranza che anticipa la risurrezione. Da quella carità si spande per tutta la casa, esprime la presenza di Cristo, profumo di Dio che ispira la vita piena del cielo. È profumo di cielo, dove l'amore sarà pieno. Lo abbiamo sentito all'opera, profumo che ha reso vivibile e amata la vita di tanti, e desideriamo per il suo futuro che continui a espanderlo anche in tutta la stanza della nostra città, con la sfida di necessarie trasformazioni, perché l'opera continui a diffondere ovunque il soave profumo della carità e dell'amore di Cristo. I poveri li abbiamo sempre con noi. Chi ama Cristo è in grado di amare i poveri, che non saranno mai cose da fare, bocche da sfamare o casi da risolvere. Gabriele aveva scritto per padre Marella in occasione della beatificazione, giorno di gioia infinita per tutti quanti noi, in particolare per padre Gabriele, aveva scritto una preghiera. La accompagna oggi questa preghiera. Pensiamo che insieme a padre Marella e a tutti quei piccoli amati da loro e dal Signore cantano insieme la lode al Dio della vita. La preghiera era questa. Ti ringraziamo, Gesù, via, verità e vita, per avere donato al tuo sacerdote Don Olinto Marella un cuore tutto pieno d'amore verso Dio, la Chiesa, i fanciulli abbandonati e bisognosi. Aiutaci ancora, oh Signore, sotto la guida e l'esempio del tuo servo, a superare le tante nostre avversità e i pericoli che incombono sull'umanità. Ascolta il grido di aiuto dei deboli, degli affamati, di tutti coloro che sono delusi ed emarginati da questa nostra società malata. Ottienici un cuore docile alla grazia, uno spirito di vera carità, affinché possiamo raggiungerti in cielo dopo una virtuosa esistenza e una serena morte. Oggi, padre Gabriele, tu raggiungi in cielo padre Marella, tuo fratello, tutti i tuoi a cui tanto hai voluto bene e tutti quei cari a cui tu ti sei legato. Prega per noi. Grazie del dono che sei, sorriso bellissimo di amore, e insegnaci la perseveranza e a non deludere mai i piccoli, sempre con gioia, pace e bene qui e lassù. A Dio nostro Padre, che ha chiamato a sé nella gioia del Regno padre Gabriele, servo fedele di Cristo suo Figlio, presentiamo con fiducia la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, casa della misericordia di Dio, perché dia sempre testimonianza concreta di fraternità e sia educatrice di carità e speranza per il mondo.
Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Papa, affinché continui a spargere semi di amore attraverso la sua testimonianza di compassione, di dialogo e di tenerezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i pastori della Chiesa e per il nostro Arcivescovo Matteo, sappiano raccogliere intorno al Signore l'intera famiglia di Dio e la servono umilmente con la parola, la misericordia e l'esempio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le comunità cristiane, con il loro pensare e il loro agire, prestino attenzione e rispondano alle miserie e alle solitudini degli uomini e si impegnino a eliminare l'ingiustizia sociale e l'egoismo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le persone colpite dalla povertà e dall'emarginazione, affinché tengano viva la speranza di trovare una vita migliore e non si scoraggino di fronte all'indifferenza e alla solitudine. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per gli educatori, perché sappiano formare nei ragazzi una coscienza sensibile alla compassione, offrendo anzitutto l'esempio convincente della propria coerenza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi, perché sappiamo seguire l'esempio della tenace fede, dell'esemplare speranza e dell'intelligente carità del beato Olinto Marella. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per l'opera di Padre Marella, affinché, rivestendosi ogni giorno di pazienza e giustizia, sappia diffondere nel cuore del prossimo fiducia e pace. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i malati e per i loro familiari, perché non siano oppressi dal senso della tristezza e non si sentano soli e abbandonati. O Signore, dona loro serenità e forza per poter sopportare il tempo della prova. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per Padre Gabriele, il cui tenace esempio ci sarà di stimolo e monito nel servizio agli ultimi, con umiltà e perseveranza. Ti accolga il Signore Gesù Cristo, il tuo Salvatore. Tu possa vedere il suo volto splendente di gloria. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, Padre dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati nel mistero della Pasqua di Gesù, sii misericordioso verso il nostro fratello Padre Gabriele. Nella sua vita ha testimoniato il tuo amore, donagli ora la beatitudine senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
radunata nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti, concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Gabriele, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la resurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile ascensione, resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro, San Petronio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo che presiede questa celebrazione, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricordati del nostro fratello Gabriele, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il suo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ce la scambiamo con gli occhi e con il cuore, la pace del Signore. Pace bene. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo custodiscano per la vita eterna.
nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo Gabriele, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo il presidente dell'Opera Marella. Eccolo. Come Opera Marella desideriamo esprimere un grazie forte e sentito al nostro arcivescovo Cardinale Zuppi e tutti i suoi collaboratori che sempre ci sono vicini, in modo particolare Monsignor Silvagni per il suo continuo coinvolgimento e Monsignor Zuppi che qui ci accoglie. Ringraziamo le autorità presenti e le molteplici rappresentanze delle istituzioni insieme a quanti si prodigano per l'organizzazione e la sicurezza. Ringraziamo i frati minori della provincia francescana, molti dei quali qui presenti, e ringraziamo tutti coloro che a titolo personale sono coinvolti e non hanno voluto e potuto presenziare oggi, e tutti i cittadini bolognesi che hanno dimostrato il loro grande affetto per il nostro beneamato e storico direttore Padre Gabriele, in tanti modi in questi giorni difficili. E grazie anche a coloro che ci seguono da casa e dalle nostre comunità. Grazie dal profondo del cuore. Dopo aver gioito per il tempo e il grande dono della beatificazione di Don Olinto Marella, siamo nella prova più difficile per accompagnare ed affidare al Signore il direttore che per decenni ha portato la responsabilità di guidare la nostra opera, Fra Gabriele, sacerdote fedele, padre spirituale di tanti di noi, che ha coinvolto nella bella avventura del servizio ai piccoli, ai deboli, agli ultimi, con semplicità, tenacia, forza d'animo e coerenza sacerdotale, legandosi e tutto prodigandosi per loro, servendoli nell'arco di una vita intera, ogni giorno, ogni momento, fedelissimo all'invito che gli fece Don Marella di non deluderli. Carissimo Padre Gabriele, sei stato infaticabile tessitore di relazioni umane, di legami duraturi, di proposte di servizio, e seminatore ardito di progetti e percorsi in cui credere e crescere. Dispensatore di parole buone e incoraggianti, ed anche di buon umore nei momenti conviviali. Annunciatore di sfide da accettare e generoso ministro di sacramenti. Hai amato e servito molto, consolato e ascoltato, in semplicità e umiltà. Ogni nostra accoglienza, ogni nostra comunità vuole esserti accanto ed esprimere l'affetto speciale di noi tutti e di ciascuno, ognuno grato del rapporto personale che si poteva avere con te e del quale restiamo dolorosamente orfani. Certamente un posto particolare deve essere assegnato alle persone, ai fratelli della tua convivenza di via del lavoro, pronto soccorso sociale, che sta affrontando serie difficoltà messa a dura prova anche in queste ore dalla pandemia, impedendo a questi tuoi figli adottivi di partecipare oggi a questa liturgia. Abbiamo tutti timore, indubbiamente, a restare senza la tua possibile guida e non vogliamo smarrire il senso della tua forte testimonianza. E sentiremo maggiormente il bisogno di restare coerenti con lo spirito del fondatore, il beato Don Olinto Marella. Dunque intendiamoci, Fra Gabriele. Forse il tuo compito non si è esaurito al momento. Consolaci, sostienici e restaci accanto nel cammino che ci attende, mentre noi preghiamo per te.
Vi vogliamo bene. Grazie, grazie, grazie. Il nostro fratello Gabriele, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Sembra davvero impossibile che la sua forza, la sua passione sia stata spenta dal virus. E come tutto nella vita in realtà si trasforma e certamente continuerà a pregare per l'opera Marella, per tutti quanti i suoi poveri, a proteggerla, a guidarla. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo.
Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Nelle Tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Gabriele, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al Tuo servo in questa vita, segno della Tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella Tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del Paradiso. E a noi, che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro, povero in terra, tu possa godere il riposo eterno del cielo. Ecco, la benedizione la domandiamo con l'intercessione del Beato Marella, e adesso, uscendo, passeremo davanti al suo reliquario, all'immagine che è conservata qui nella cappella. Davvero ringraziamo il Signore del suo dono, del dono di Padre Gabriele. E ringrazio ancora tutte le autorità, ringrazio anche il dottore Yassine, che rappresenta la comunità musulmana. Padre Gabriele accoglieva tutti, tutti, perché fratelli piccoli di Gesù. Chiediamo per noi, all'inizio di questa santa settimana, che ci aiuta a vivere, a rivivere, a comprendere il mistero di amore di Cristo, di affrontare con Lui la sofferenza, il male, di essere perseveranti per risorgere con Lui ad una vita nuova. Ecco, questa è la benedizione che domandiamo, ringraziando il Signore per il dono di Padre Gabriele e chiedendogli di poter continuare con tanta perseveranza, perché nessuno dei piccoli sia deluso. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Vangelo con la vostra vita e andate in pace. Quando ci fu la beatificazione, quando si alzò Padre Gabriele, ci fu un applauso bellissimo, ma penso che possiamo fare un piccolo ripasso anche qui per lui.